La necessità aguzza l'ingegno e l'ingegno non manca ad Angelo Capizzi, vulcanico preside dell'Istituto Alberghiero Bergese di Genova, che avvia iniziative a getto continuo. L'ultima è nata proprio da un problema, la mancanza di spazi a scuola per creare nuove aule laboratorio dove fare esercitazioni di cucina e di sala. Ecco allora l'idea di rivolgersi a un albergo genovese, il Columbus Sea di San Benigno, all'ombra della lanterna e con vista sul terminal traghetti del porto di Genova. Questo hotel, che da 2 anni ha una nuova proprietà, ha una cucina e una sala da pranzo che vengono utilizzate solo per la cena e che quindi ha messo a disposizione degli studenti per l'orario del pranzo. Gli studenti del secondo anno del Bergese svolgono quindi qui i loro laboratori, anziché a scuola, cucinando per se stessi e per i dipendenti dell'hotel e gestendo anche, per alcune ore al giorno, il bar. Preside Capizzi, lei ci ha abituato a iniziative molto innovative con l'Istituto Bergese e anche questa è una, diciamo, un'attività che lei ha avviato partendo in realtà da quello che era un problema. E infatti era una necessità perché il nostro istituto è cresciuto in termini di aule e un istituto alberghiero che cresce in termini di aule ha necessità di spazi laboratori. C'è stata la possibilità di avere un incontro progettuale significativo con Hotel Columbus. I ragazzi hanno l'opportunità di svolgere le attività didattiche in una vera cucina d'hotel, in una vera sala d'hotel, in un vero bar d'hotel. Quindi a contatto anche, evidentemente, anche con ospiti stranieri, quindi anche scambi comunicativi, ma svolgono un'attività didattica. La scuola che incontra l'azienda, la scuola che svolge la propria attività didattica all'interno dell'azienda è un'azienda che sposa un'idea di scuola che vuole farsi azienda e questa è una cosa significativa. Di necessità abbiamo fatto virtù. Io avevo una cucina da valorizzare, la scuola aveva bisogno di ambienti e allora è nato, non dico per caso, ma è stato un sogno comune. Abbiamo regalato ai ragazzi la possibilità di fare pratica in un ambiente di lavoro reale, che ha regole reali, dove c'è una dirigenza reale e clienti reali, dove se il cibo non ti piace o sei scortese, i clienti lo fanno notare e molte volte anche in modo poco garbato. E quindi ti tocca ripreparare il piatto, sentire il direttore che ti chiede perché hai sprecato delle risorse aziendali e soprattutto avere a che fare con il mondo reale del lavoro, il mondo degli adulti. Alcuni di questi ragazzi un domani potrebbero anche essere dei dipendenti dell'hotel. Assolutamente sì, è uno dei goal, degli obiettivi del progetto. Stiamo investendo sugli operatori del futuro. È la scuola ovviamente a farsi carico dell'approvvigionamento del cibo, che viene portato nei frigoriferi e nei magazzini dell'hotel. È un lavoro abbastanza complesso, quello dell'approvvigionamento delle derrate alimentari che vengono poi utilizzate durante le esercitazioni pratiche dai nostri ragazzi. C'è una programmazione mensile da parte dei docenti di sala di cucina che effettuano appunto degli ordini in base alla programmazione, in base alle esercitazioni che devono svolgere quotidianamente qui al Columbus. Il nostro autista tutte le mattine parte da via Giotto con le ceste pronte e con le materie prime da portare appunto alla Columbus. Alessandro De Pau è un docente del Bergese, ovviamente cuoco come si vede chiaramente, quindi insegna le attività proprio di cucina e qui siamo in una cucina, la cucina di un albergo, quindi un'esperienza nuova per i ragazzi. Sì, un'esperienza nuova per i ragazzi perché affrontiamo le dinamiche reali di quello che è il nostro mestiere, dove a volte ti devi improvvisare, avere a che fare coi tempi, devi cercare di fare bene tutto, non puoi permetterti di sbagliare e quindi anche i ragazzi secondo me hanno una motivazione in più di fare bene e fare meglio, quindi sono molto più motivati secondo me che nelle tradizionali lezioni. E quali sono alcuni aspetti che magari emergono in questo tipo di attività rispetto ai laboratori che avete a scuola? La scuola sicuramente è molto più fornita di attrezzature, e anche qua siamo forniti bene, però a volte magari
abbiamo delle piccole mancanze che però non sono proprio negative, perché invece servono a ingegnarsi anche per noi, sia docenti, ma noi siamo abituati, ma anche per i ragazzi, farli capire delle dinamiche diverse, anche quando magari non si ha a disponibilità tutta l'attrezzatura, l'utensileria che potrebbe servire invece. Quindi proprio come se fosse un vero ristorante. Impariamo molto qua e ci piace questo lavoro e qua sperimentiamo ancora più cose, oltre alla cucina a scuola, perché abbiamo anche delle persone con cui approcciarci e quindi è più bello, è quasi un lavoro. Un'ottima esperienza, i ragazzi sono stati molto contenti quest'anno di affrontare questo progetto, è stata un po' una sfida perché i ragazzi sono soltanto al secondo anno e perciò il loro aspetto professionale sta cominciando a formarsi proprio in questi mesi, però l'entusiasmo che hanno messo in questo progetto, nella partecipazione e anche nella realizzazione di un servizio, perché noi a differenza della lezione di laboratorio a scuola dove simuliamo un po' il lavoro di una sala e di un ristorante, qui lo svolgiamo sul serio, perciò abbiamo dei clienti veri che sono il personale dell'hotel, che però ad esempio ha delle esigenze, la persona celiaca, la persona musulmana, la persona che ha un problema legato a un'intolleranza, e noi sia per l'aspetto di sala che di cucina affrontiamo questa difficoltà. E qui siamo proprio con i ragazzi, che poi sono coloro che quotidianamente svolgono questa attività. Com'è questa esperienza e com'è il rapporto con i clienti che sono poi il personale dell'albergo? Deve essere educato, perché poi è una, come si può dire, una prova che poi del lavoro che farai in futuro, quindi devi rispettare tutte le norme, tutto quanto, perché poi quello che impari qua lo farai in futuro. E cosa avete scoperto di diverso rispetto a quella che era l'esperienza, diciamo, fatta a scuola? Abbiamo trovato molte cose diverse, cioè il ritmo, si può dire, di lavoro, che è diverso da quello della scuola, come si lavora in una sala d'hotel o di un ristorante, che è molto più faticoso di quella scolastica.